Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e che ancora non è stato bandito negli USA. Oggi per chiudere la settimana parleremo di un sacco di cose, così avrete tutto il weekend per riflettere e commentare qua sotto. Dal possibile arrivo di Steam su console, al futuro un po' dubbioso di Nintendo, fino a un particolare ban che ha colpito il brand di Pokémon, sono tantissime le notizie che passeremo in rassegna oggi. Ma prima di iniziare vi ricordo che con un piccolo gesto mi potete dare un aiuto incredibile nella creazione di questi video. Basta che lasciate un like, vi iscrivete al canale attivando la campanella delle notifiche e mi seguite su tutti gli altri social, soprattutto Instagram. Poi, se volete i memini in HD, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e io dico, come fate a non volere una cosa del genere? Come? 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 Oggi ci sono veramente tantissime cose di cui discutere, quindi bando alle ciance. Ottime notizie per i possessori di PlayStation 5, o meglio, per i pochi fortunati che sono riusciti a recuperare la console. Il gioco più atteso dell'anno per la nuova piattaforma Sony è entrato in fase Gold, il che significa che Ratchet & Clank è dietro l'angolo e ormai manca meno di un mese alla sua uscita fissata per l'11 giugno. Sono stati tantissimi titoli ad essere rimandati negli ultimi mesi, ma Sony sembra non voler più temporeggiare con quello che sin dal primo trailer mi è sembrato il primo titolo veramente next gen ad approdare su PlayStation 5. Vi consiglio di recuperare le anteprime che sono uscite in questi giorni perché ci troviamo di fronte, a mio avviso, a un vero gioiellino messo in piedi dai ragazzi di Insomniac. E per rimanere sempre in ambito Sony, sono stati annunciati gli ultimi regali della seconda edizione del Play at Home. Purtroppo, dopo un inizio col botto, che ha visto la bellezza di 12 titoli offerti gratuitamente a partire dal 1 marzo, quest'ultima ondata si concentrerà solo su contenuti in omaggio per giochi free-to-play di successo. Si tratta quindi di pacchetti per titoli del calibro di Rocket League, Brawlhalla, Warframe e anche bonus doppia esperienza per Call of Duty Warzone. Trovate la lista completa sul PlayStation Blog e vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno utile per aggiungere alla propria collezione senza alcun costo Horizon Zero Dawn. Ci avviciniamo sempre di più all'E3 2021, che quest'anno si svolgerà esclusivamente in digitale. Mentre continuano ad arrivare adesioni da tutti i principali publisher del mercato, l'ESA ha fatto chiarezza su come prenderà forma l'evento. Sostanzialmente tutto l'E3 andrà vissuto tramite un'app dedicata che si potrà utilizzare previa registrazione gratuita. Questa darà accesso agli stand degli espositori, dove ci saranno anche gli eventi live, a delle lounge di raccolta e dei forum di discussione. Insomma, l'E3 2021 promette di essere un'esperienza interattiva, anche se il passaggio obbligato tramite il portale ufficiale sembra più una complicazione che una tappa effettivamente necessaria. Poco importa, poracci, ovviamente mi aspetto di seguire tutti gli eventi maggiori qui in live con voi. Ci sarete, vero? Si è parlato tanto del possibile arrivo del Game Pass o dell'xCloud anche su altre console, ma a quanto pare Microsoft potrebbe non essere l'unica compagnia intenzionata ad espandere i propri confini. Una recente affermazione del fondatore di Valve ha infatti attirato l'attenzione di molti. Durante un convegno tenutosi al Santa Maria College di Auckland, Nuova Zelanda, Gabe Newell è stato interrogato da uno studente sul futuro di Steam. Il giovane ha chiesto a Newell se ci fossero piani di portare i giochi su Steam anche sulle console, e la risposta che è arrivata dal capo di Valve, dopo un po' di esitazione, è stata: su questo avrai un'idea più chiara verso la fine dell'anno, lasciando aperta la porta ad un'infinità di speculazioni. Per alcuni le parole di Newell potrebbero suggerire l'approdo di Steam sulle console casalinghe, mentre per altri il semplice porting dei giochi Valve su hardware diversi dal PC. Il primo caso, considerando che già tutte le piattaforme hanno i loro store digitali proprietari, è difficile da immaginare, mentre i giochi sviluppati direttamente da Valve in passato sono già approdati su console. Chissà, magari questa volta potrebbe essere il turno di Half-Life Alyx e un possibile porting sulla nuova generazione di PSVR di PlayStation 5 o qualche collection, un po' come accadde per l'Orange Box anni fa. Cosa ne pensate, poracci? Proprio in questi giorni è uscita la traduzione ufficiale del bot e risposta tra Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, e gli investitori. Vi consiglio di leggerla anche se solo in inglese, perché dà un'idea molto più chiara di come Nintendo ha intenzione di agire per questo anno fiscale in corso. Nelle 8 domande tradotte e rese pubbliche vengono toccati alcuni temi molto interessanti, tra cui la conferma che Nintendo, così come tutte le altre aziende, si trova in netta difficoltà nel garantire dei ritmi produttivi in grado di soddisfare la domanda dell'utenza per quanto riguarda Nintendo Switch. L'obiettivo di vendita
vendere 25 milioni di console, una stima in calo rispetto all'anno scorso, è dettata quindi anche e soprattutto dalla carenza di semiconduttori e dei materiali necessari per produrre le console. Questo significa che la scarsità di console disponibili sul mercato potrebbe presto diventare un problema concreto anche per Nintendo, e non solo relativo agli hardware di nuova generazione marchiati Sony e Microsoft. Un altro tema degno di attenzione risiede nell'incremento degli investimenti riservati al reparto R&D, ovvero ricerca e sviluppo, che nell'ultimo anno ha sforato quota 100 miliardi di yen. Per Furukawa l'aumento della spesa è dettato da molteplici fattori, tra cui una lievitazione dei costi di sviluppo e dei titoli interni, avendo definitivamente abbandonato il 3DS, e la continua ricerca e progettazione di nuovi hardware. Un lavoro che in realtà non si ferma mai e che richiede costanti investimenti, soprattutto ora che Switch è entrata nella seconda metà del suo ciclo vitale. Tra questo e l'intenzione di investire sempre di più nella produzione di software, Nintendo e Furukawa sembrano decisi nell'affrontare i prossimi anni di petto per continuare a replicare l'incredibile successo di Switch ottenuto fino ad ora. Voi cosa ne pensate, poracci? Nintendo riuscirà a soddisfare la domanda delle console per il 2021? Ma soprattutto quando inizierà a presentare la sua visione di next gen? E chiudiamo con due notizie a tema Pokémon che mettono in luce un dato di fatto innegabile. Il brand dei mostriciattoli tascabili è qualcosa che va ben oltre il semplice mercato dei videogiochi. È un vero e proprio fenomeno che va di pari passo con la cultura pop di massa, nel bene e nel male. Da una parte, infatti, proseguono i festeggiamenti per il 25° anniversario del brand, che ancora una volta incrocia la sua strada con la musica pop occidentale. Dopo il concerto digitale tenuto da Post Malone, questa volta è Katy Perry ad aver pubblicato un singolo a tema Pokémon. La canzone, Electric, è accompagnata anche da un video dove la cantante divide il ruolo da protagonista con Pikachu e Pichu e... non so. Chiaramente non sono il target di riferimento, ma anche contestualizzando la canzone nel suo genere, non saprei, c'è qualcosa che non mi convince. Per dirvi, secondo i miei gusti, le sigle del cartone animato rimangono diverse spanne sopra questa canzone di Katy Perry, almeno qualitativamente parlando. Ma non è tutto per i mostriciattoli tascabili, che sono stati protagonisti di un divieto senza precedenti negli Stati Uniti d'America. Se in passato è stato Go a creare parecchi problemi, soprattutto in Giappone, questa volta è l'isteria dietro al gioco di carte collezionabili, unita alle difficili condizioni dettate dalla pandemia, ad aver costretto la catena Target a togliere dalla vendita le carte Pokémon. Dopo alcuni episodi di violenza che hanno portato addirittura all'estrazione di armi da fuoco, così come delle rapine vere e proprie, Target ha deciso di rimuovere tutti gli articoli di carte Pokémon dagli scaffali per tutelare la salute dei propri clienti. Una misura certamente drastica, ma visti i tempi che corrono, forse necessaria. Voi avreste mai pensato che l'isteria dietro alle carte Pokémon avrebbe raggiunto questi livelli? E questo, poracci, chiude la settimana. Vi ringrazio come al solito per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti. Non mi resta che augurarvi un buon fine settimana e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Perry, Michele Steam, ciao! È partito l'allarme adesso.